prosegue la marcia del San Nicola da Cris nel campionato di prima categoria Girone C, squadra capoclassifica che è giunta alla quinta vittoria consecutiva e allunga a più 4 sul Virtus Rosarno, fermata in casa dalla Chiaravalle sul pareggio. San Nicola da Cris, che ricordiamolo è l'unica imbattuta di questo campionato, è al 16° risultato utile consecutivo, quelli che sono state giocate appunto le partite con la prima giornata di ritorno giocata quest'oggi. In terza posizione si è ormai sistemato il Borgia, che torna alla vittoria dopo la sconfitta dell'ultima giornata di andata domenica scorsa proprio a San Nicola per 2-1, e riprende appunto una corsa importante la squadra del tecnico Fioretti, facendo 6 gol addirittura al Rombiolese. Buoni il risultato, come dicevamo, del Chiaravalle a Rosarno. Per quanto riguarda il Gasperina, vince 2-0 contro il Martelletto e si pone in una posizione abbastanza tranquilla della classifica, 21 punti a 7 punti proprio da questo Martelletto, che occupa la quintultima posizione, quindi potrebbe essere un campionato sereno per la squadra di Gasperina. Non va bene invece al Real Montepaone, che viene sconfitto dalla città di Guardavalle per 4-0, era un derby ovviamente questo qui, tra la squadra di Sgro e la squadra del Real Montepaone. Un 4-0 abbastanza pesante per quanto riguarda la squadra in trasferta, con i gol di Paraia, doppietta, Nesci e Chiera per quanto riguarda il Guardavalle. Per il Gasperino hanno segnato Riei e Del Filippo proprio in conclusione della partita al 94esimo per 2-0, e invece i gol del Borgia sono stati 2 di Paparazzo e poi ancora 2 autoreti, poi Tarzia e Soanna. Quindi una partita abbastanza tranquilla quella del Borgia. Perde ancora una volta l'Academy Giri Falco, perde 3-0 a San Calogero, non riesce ad ottenere dei punti e si trova adesso in penultima posizione a 6 punti. L'ultima è quella della Nuova Valle, che perde ancora una volta in casa. È da segnalare che proprio tutte e 6 le ultime perdono e quindi vedono allontanarsi le altre squadre che tendono ad andare verso il centro classifica.